Mi tenevo una spuntatina a destra? Certo. Un bonsai ha bisogno ogni giorno di cure, attenzioni e amore, proprio come te. Da più di 25 anni Allied Solus è ricerca, prevenzione e tutela dei diritti. Aiutaci a dare un taglio alla disinformazione sull'HIV. Il 29, 30, 31 marzo nelle piazze italiane loro ci saranno. E tu? Direi che ci siamo. Oggi è il primo giorno di primavera. Il sole inizia a splendere e i fiori a germogliare e l'estate si avvicina. I ravennati sono contenti? Beh, sicuramente è una cosa che aiuta dal punto di vista, da molti punti di vista. È una bellissima giornata, quindi credo di sì. Sono contento. Ma sono contento perché è una bella giornata, speriamo che prosegua bene, dato che comunque l'inverno non ci ha riservato delle gran giornate in generale. Sì, molto contento, col caldo si sta tutti meglio. Già oggi pomeriggio volevo andare a fare un salto al mare, solo che il fatto che un po' di impegni rimanderò, comunque il bel tempo promette bene. Sì, non c'è male, finalmente è arrivato il sole. Assolutamente sì, non vedo l'ora che arrivi l'estate. Sì, molto contento, una bella giornata, la passerò con gli amici fino a stasera, penso. E niente, speriamo che continui così, visto che c'è stato un brutto tempo fino adesso. Beh sì, è un peccato che cioè, il sole ci sia, ma ancora i fiori manchino. Io penso che la primavera sia negli umani che negli animali sia la stagione degli amori. Ci credo fermamente. Sì, dai, almeno le giornate migliorano e dopo un po' la pioggia stanca. Sì, si sta meglio. Sinceramente sono appena tornato a Barcellona, si stava meglio lì, però dai, va bene, tra un po' arriva l'estate. E stanno iniziando ad arrivare le giornate soleggiate, hai già preparato qualche uscita con gli amici durante i weekend? Sì, quelle ci sono sempre, sia brutto che bello, però col bel tempo sicuramente se ne possono fare di più e ci sono più occasioni per stare meglio anche con gli amici e uscire anche in posti che d'inverno non si possono frequentare. Ah sì, dai, il mare sabato e la domenica, poi comunque anche frequentando l'università un po' di impegni ce li ho, quindi soprattutto per il weekend, comunque la vacanza st'estate. Beh, certo, un viaggio sicuramente, nei prossimi weekend, poi per Pasqua ce ne sono molti da fare. È una cosa che bisogna fare, insomma. Sì, dai, pomeriggio adesso che comincia a venire il caldo, così ci sta a uscire, dai, così. Boh, sul momento, adesso non è che ce l'ho uscite programmate da qua 2 mesi, però sì, col caldo ci esce un po' di più, poi c'è il periodo finale della scuola, poi comincia l'estate e inizia a uscire di più. Preferisci l'inverno o l'estate? Beh, io dico che l'inverno ha una sua magia, una magia particolare. L'estate è molto più confusionaria, c'è lo stress che vigila nell'aria e credo che l'inverno dal punto di vista intellettuale sia molto migliore anche per pensare tutto il resto. L'estate è un momento più per divertirsi, diciamo. L'estate tutta la vita, basta. L'estate si sta molto meglio, il caldo, il freddo non fa per me. No, l'estate non si fa preferire l'inverno all'estate. Francamente l'estate la preferisco corta perché magari all'inizio è bello perché con la chiusura della scuola non fai niente, poi già dopo un mese e mezzo è noia mortale. Almeno d'estate sì, posso uscire e se voglio andare posso anche andare a fare un viaggio. Io penso che se viene la buona stagione ho piacere perché sono vecchia, così mi risparmio il gas nel termosifone. I reumatismi stanno un po' più alla larga. È vero, ma col caldo, almeno speriamo. Christian Vernocchi per Ravenna Web TV.